Analizzare il secondo tempo credo che non sia facile, perché abbiamo commesso troppi errori dei singoli, perché alla fine non abbiamo commesso errori di reparto e quindi in questo caso si può intervenire magari sull'errore del singolo. C'è da lavorare sulla testa, perché c'è stato una palla non buttata davanti e poi c'è stato il fallo da rigore. Se andiamo a analizzare i tre gol che abbiamo preso tre gol su calci piazzati, uno su punizione, l'altro sul rigore e alla fine l'ultimo anche su calcio piazzato. Insomma, abbiamo avuto una disattenzione, per cui giudicare il secondo tempo in questo momento mi è un po' difficile, però io credo anche che di questa sconfitta, l'ho detto anche ai ragazzi, sono contento di questa sconfitta, perché le squadre interregionali sono così, questo campionato è così, questo ti fa capire che nulla è facile, non è che perché ci chiamiamo Gambino, Pera, Ricchiuti, Di Maio, ci regalano qualcosa. Chi giocherà contro il Rimini ci vorrà battere, vorrà fare bella figura e ci vuole cattiveria, ci vuole corsa, ci vuole fame. Alla fine del primo tempo, secondo te, era già data quasi da fatta, visto che insomma, c'è stato un po' un crollo? Ma no, ma io penso che il crollo è arrivato nell'errore del singolo, perché ho detto, secondo me siamo scesi un po' molli in mezzo al campo il secondo tempo. Poi abbiamo commesso degli errori singolarmente, perché se riusciamo a mettere la palla avanti alla tre quarti non prendiamo il calcio di rigore con una disattenzione. I giovani purtroppo sono così, cioè fanno bene e fanno male. Ti devi prendere il buono e ti devi prendere anche il cattivo, perché è normale che la prima disattenzione sul primo gol c'è stata disattenzione di Moretti, la seconda sul rigore di Nicola. Quindi i giovani purtroppo sono così, bisogna avere pazienza, bisogna lavorare e andare avanti, perché la squadra c'è, è normale che questa squadra deve crescere sia di condizione, ma deve crescere soprattutto sotto l'aspetto della mentalità. Io credo che questa squadra deve crescere su questo, si deve calare in questo campionato. Perciò dico che io sono molto soddisfatto e sono contento di questa sconfitta. A volte dico che le sconfitte non fanno bene, invece io penso che questa sconfitta ci fa calare nella realtà di questo campionato. Mister, anche nel secondo tempo, anche tra i vecchi, tra virgolette, che sono entrati, non ti hanno dato quello che ti aspettavi? Ma sai, De Martino non ce la faceva più, quindi ho pensato di mettere Guastamacchia, un giovane che magari mi potesse dare più campo. Poi quando ho visto la squadra che stava soffrendo troppo, mi sono messo sul 4-4-2, però ho detto, se andiamo ad analizzare le azioni dopo il 3-3, che abbiamo preso il 3-3 su un calcio piazzato, diciamo che grosse azioni non abbiamo subite, perché siamo messi poi sul 4-4-2 e la squadra ha tenuto bene il campo. Nonostante tutto, sul 4-3 abbiamo avuto tre palle gol limpide per fare gol, anche il portiere ha fatto una buona, ma questo sicuramente bisogna anche dare merito a questa squadra che comunque ci ha messo l'anima, ci ha messo la corsa, ha tenuto il campo, cioè ha fatto la sua onesta partita, quella che doveva fare, e noi gli abbiamo regalato tre gol. Quindi, però voglio dire, questo ci deve far crescere sicuramente. A una settimana dall'inizio del campionato, a che punto è? Ma a guardare la partita stasera siamo un po' indietro, questo sicuramente, però io non vorrei adesso drammatizzare troppo su una sconfitta che è venuta, ci fa male, però nello stesso tempo ci deve far capire dove abbiamo commesso degli errori, analizzarli insieme e cercare da qui in poi di non farli, perché il campionato è tutta un'altra cosa, quindi domenica si va a Scandicci, sabato e sarà un'altra partita di quelle là che quando inizia il campionato sono di quelle toste, di quelle là che purtroppo noi non possiamo sbagliare, assolutamente, non possiamo permetterci di fare gli stessi sbagli che abbiamo fatto stasera, guai. È stata una partita, diciamo il primo tempo da parte loro, la prevalenza da parte del Rimini a livello anche di gioco, anche di fisicità, e nel secondo tempo
si è verificato l'opposto, siamo cresciuti dal punto di vista atletico e credo che alla fine ce la siamo anche un po' meritata. Siamo venuti qua senza paura, senza timore, rispettando una squadra importante costruita per vincere, una società dal blasone enorme, non ci siamo fatti intimorire da questo. E abbiamo giocato con personalità, sono contento, però va presa con le giuste diciamo attenzioni, perché possono essere traditrici queste vittorie, soprattutto per una realtà come noi che punta alla salvezza. Bisogna essere felici, perché credo che abbiamo ottenuto una vittoria bella giocando anche bene, però stop, i nostri obiettivi sono altri, quindi bisogna rimanere, essere felici questa sera e proiettarci al campionato. Durante la gara, nel secondo tempo, che ha trascinato la squadra, è 1-97 che all'ultimo tuffo ha salvato la squadra, possiamo dire così. Sì, un grande Marri, ma Marri non lo scopro io, giocatore al passato importante. Gli avevo chiesto una prova di personalità, di carattere, ed è stato bravo. Per quanto riguarda il portiere, è un 97, io avevo il 96 che era il titolare anche dell'anno scorso, che era infortunato, gli ho dato la possibilità, è stato bravo e niente, sono contento. Ultima battuta, e poi al 90esimo si è anche riscoperto Saulo Rossini su una schermata, è entrato 10 secondi gol. Sì, è stata una scelta, diciamo, fortunata da parte mia. Lo schema, quello è uno schema che lo provavamo già dall'anno scorso, con una sovrapposizione del terzino. Diciamo che è andata bene, dai, è riuscito come schema. Sapevamo di venire qua a Rimini, ho visto le immagini, loro è una squadra che hanno molti schemi anche sulle punizioni, anche con la Ribelle, l'hanno sviluppati. Aver battuto il Rimini proprio su uno schema, diciamo che è ancora più gradevole, però bisogna rimanere coi piedi per terra, perché ripeto, fra noi e loro c'è una grande differenza. Rimini avanti 3-1, cosa è successo? Cosa è successo? Sono le partite più brutte queste. Scendi, finisci il primo tempo in vantaggio di 2 gol, poi su una disattenzione nostra, calcio di rigore per loro e si riapre la partita. E poi siamo stati, diciamo, sfortunati in diverse occasioni, hanno ribaltato il risultato. Il mister ha detto che è contento perché così capite subito in che campionato giocherete. Questi sono i campionati più brutti, poi soprattutto per noi, perché diciamo dovremmo per gli altri siamo la favorita e quindi vengono tutti quanti qui a fare la partita della vita. E oggi Villa Biagio l'ha dimostrato, noi siamo stati il primo tempo, penso abbiamo fatto un'ottima gara, poi per alcune disattenzioni le abbiamo pagate. La tua prova a livello personale come l'hai vinto? Io vedo sempre la squadra, a livello personale sono contento per il gol, però abbiamo perso e quindi dobbiamo rimboccarci le maniche e pensare al campionato sabato. Un peccato uscire così. Più che uscire, più che altro un peccato prendere 4 gol, anche perché personalmente sono un difensore, quindi mi dà fastidio aver preso un gol la partita scorsa, mi dà ancora più fastidio prenderne 4, insomma non capita molto spesso, quindi indipendentemente dall'essere contenti o no, perché è capitato in Coppa Italia, non bisogna fare drammi, però bisogna capire che per vincere dobbiamo mettere quantomeno un po' di attenzione. Altrimenti può capitare di perdere anche queste partite qua, quando potevamo tranquillamente portarla a casa. Sì, coach. Ci spieghi un po' cosa è successo, perché tra il primo e il secondo tempo c'è stata un'inversione brava. No, infatti sì, è stato proprio bello il fatto che abbiamo rimontato, siamo andati sul 3-1, il secondo tempo non siamo entrati in campo, insomma. Me ne sono accorto subito dai primi minuti e poi è venuto fuori questo,
questo gol del 3-2, sembra, cioè, ci ha proprio spezzato le gambe, siamo andati proprio in tilt completamente, quindi il mister ha cercato di ricorrere ai ripari con qualche cambiamento così, però proprio a livello mentale siamo crollati, non è il fatto fisico, è successo qualcosa, un blackout che non deve succedere, insomma, quindi non è che c'è da fare drammi, però sono partite purtroppo che non piace a nessuno perdere, quindi c'è da ripresentarsi lunedì e prepararci al più presto perché sabato inizia il campionato. No, non è un eccesso di sicurezza. È il fatto che sicuramente il primo tempo è stato, secondo me abbiamo fatto un bel primo tempo, abbiamo creato tante occasioni. Loro hanno giocato tutto e per tutto sin dall'inizio del secondo tempo e ci hanno trovato impreparati. Questo non deve accadere. Noi subito i primi 10 minuti del secondo tempo bisognava mettere la partita in cassaforte, invece l'abbiamo fatta riaprire per disattenzioni nostre e per un atteggiamento che sicuramente è da migliorare. Sul gol del 4-3 ha segnato uno che è entrato 10 secondi prima in campo, eravate aggiustati in qualche modo? No, non è che non eravamo aggiustati male, eravamo ognuno con il proprio uomo, però purtroppo insomma l'ha presa lui la palla e quindi abbiamo preso il 4-3. Ma sinceramente ci sono poche parole da dire stasera, perché quando prendi 4 gol a me in carriera è capitato poche volte, insomma, prendere 4 gol, quindi stasera è stata una partita così e sicuramente il primo tempo tante buone cose e il secondo tempo completamente da dimenticare, insomma, quindi sì, sicuramente come dice il mister è una prova che come molli un attimino e ti fanno male, però questo non deve più accadere, insomma, anche perché sta a noi anche più grandi fare quel saltino di qualità in più sotto questo punto di vista.